Buon venerdì amici di Chef in Cucina, anche oggi come ogni venerdì vi saluto da Sesamo Nero con la nostra chef Letizia Monaco che oggi ci realizzerà un primo piatto. Sì, ciao, ben rivista. Sì, oggi facciamo un primo piatto, utilizziamo del cavolo nero e della frutta secca, piatto abbastanza semplice. Ok, perfetto. Okay. Allora, noi abbiamo già messo a cuocere la pasta perché chiaramente sì, andiamo sempre un po' di fretta. E niente, utilizziamo il cavolo nero che lo scottiamo semplicemente. Sì. Cominciamo. Quindi abbiamo bisogno di, allora, cavolo nero che abbiamo già chiaramente lavato, della frutta secca, a piacere, questa è frutta secca mista, aglio, olio chiaramente, un pochino di peperoncino e poi delle mandorle opzionali che noi metteremo sopra. Ok, perfetto, allora iniziamo. Iniziamo con dell'olio. Allora. Aglio. Cominciamo a pulire il nostro cavolo nero. Allora, ritogliamo semplicemente la costola centrale. Utilizziamo queste foglie più un pochino piccoline, più tenere, così facciamo prima. Allora andiamo a tagliuzzare, faremo una cottura molto rapida, davvero 3-4 minuti in padella, dopodiché andremo a frullare. Quindi dobbiamo fare proprio una crema. Sì, possiamo decidere poi se lasciarla un pochino più granuloso, ecco, con la frutta secca, oppure se farlo un pochino più cremoso, diciamo. Aggiungiamo il sale. Quindi abbiamo aggiunto il sale. Quindi deve leggermente saltare con lo spicchio d'aglio. Facciamo leggermente saltare con lo spicchio d'aglio che poi volendo potremmo anche frullare insieme. Allora, lo dovremmo fare cuocere qualche minuto, ma proprio il tempo di farlo appassire leggermente, diciamo, né più né meno, okay? Ok? Quindi aspettiamo qualche minuto. E poi praticamente il tutto andrà frullato. Andrà frullato, sì. Siamo dimenticati di mettere il peperoncino, lo aggiungiamo adesso? Che dici? Sì. Allora, togliamo un pezzettino perché questo non lo conosco, non so com'è. Ok, scoliamo un po'. Ok, lo facciamo giusto il tempo di appassire. Anche perché il cavolo nero, sai, è una cosa che si mangia anche crudo volendo, sì, quindi non, diciamo che non necessita di grandi cotture. La nostra pasta è praticamente cotta, abbiamo usato degli spaghettoni freschi. E questo praticamente già sarebbe buono da mangiare così, giusto? Questo sarebbe già buono da mangiare così, anche perché come ti dicevo viene mangiato anche crudo, o addirittura si fa il pesto completamente crudo, c'è chi lo fa, quindi diciamo che possiamo anche andare effettivamente, sì. Per me l'aglio lo puoi lasciare. Che poi hai intenzione di provarla tu la pasta? Assolutamente. Poi per frullare ci aiutiamo con un po' d'acqua, immagino, giusto? Un pochino d'acqua e olio. Soprattutto olio, diciamo. Ok. Allora, aggiungiamo la nostra frutta secca. Quindi dobbiamo fare proprio un pesto, una sorta di pesto. Come ti dicevo, possiamo decidere se farlo proprio a pesto, quindi lasciare dei pezzi un po' più granulosi, o se farlo proprio a crema, quindi... Ok. Ok. Ti avvicino l'olio, immagino. Sì. Ti servirà. Allora, l'olio qui deve essere abbondante. Ti aiuto? Allora, intanto vediamo un po' com'è la consistenza. Sì. Allora, metti un po' d'olio. Ok, basta così. Adesso magari aggiungiamo un pochino di acqua di cottura della pasta. Acqua calda. Così evitiamo un attimo questo. E rende il tutto un po' più cremoso.
anche per non esagerare con la quantità di olio. Ok. Ok, io direi che ci siamo. Sì. Allora, anzi il coperchio lo togliamo, non ci serve. Quindi rimettiamo il pesto in padella. Ah, chiaramente potremmo anche aggiungere del formaggio, ad esempio, cioè nessuno ci vieta di farlo, quindi... Prende proprio lo stesso colore del pesto, sembra proprio... Sì. Il tradizionale pesto, quello fatto no, con i pinoli, con il basilico. Sì. Invece questo praticamente è completamente... Ecco, questo è un piatto vegano, giusto Letizia? Questo è un piatto vegano, sì. Quello ti dicevo, poi eventualmente se una persona lo desidera può aggiungere il formaggio che ci sta anche bene, ecco. Però che considera bello. Che comunque è un piatto anche abbastanza ricco perché sì, c'è parecchia infatti. Frutta secca. No, aggiungiamo un altro pochino d'acqua. Ok. Li facciamo saltare leggermente. È anche molto veloce come piatto, si fa veramente subito. Ma sì, perché vedi, poi c'è sempre il solito pregiudizio, cioè pregiudizio, in realtà non è sempre un pregiudizio, che le verdure richiedono tempo. Però vedi, in questo caso... L'abbiamo fatto veramente subitissimo. Che perché, per esempio, il cavolo nero viene utilizzato sia in alcune cotture molto lunghe, come ad esempio la ribollita toscana, no? Quindi che effettivamente richiede parecchia pazienza. Però, come vedi, può anche essere utilizzato in cose molto più rapide. Quindi quella era frutta secca mista, quindi c'era. Era frutta secca mista, però ecco, possiamo utilizzare un po' quella che vogliamo. Lì c'erano nocciole, mandorle, anacardi e noci. Cioè magari anche quando a casa abbiamo delle confezioni aperte. Profumo, poi devo dire che quella alle frullate. Si sente, adesso sì, si sente. Ma ci sta proprio bene. Adesso si sente. Okay. Eccolo qui, il nostro primo piatto vegano. Ricco di gusto e anche semplice da fare perché veramente pochi ingredienti, poco tempo e secondo me grande gusto. Ora non ho ancora assaggiato il piatto ma devo dire che promette veramente bene. Appena spegni la telecamera lo proviamo. Grazie Letizia grazie per il piatto e vi invito a rivedere tutte le nostre puntate su YouTube dove c'è la nostra playlist e rifate le nostre ricette. E mi raccomando, cucinate. Ci vediamo domani. Ciao. I legumi sono ricchi di lisina, un aminoacido importante nell'avere alto livello delle difese immunitarie, nell'avere la pelle e le unghie belle, ma lì mancano altri due aminoacidi essenziali che stanno nei cereali. Collegamento di legumi con i cereali è un misto perfetto di dare al nostro corpo tutto quello di cui ha bisogno.